Victoria e torna a parlare di papà Siniša Mihajlović, l'ex calciatore e allenatore del Bologna colpito dalla leucemia. La ragazza, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, ha raccontato il campione in campo ma anche il papà severo, buono e sensibile che è sempre stato presente nella sua vita. L'ho fatto ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. È sempre stato molto presente, anche troppo. Ogni lunedì quando tornava andava a parlare con la preside. Già uno il lunedì lo vive male, in più io avevo quest'ansia. Lui andava a parlare con la preside e ogni lunedì automaticamente mi metteva in punizione. Il mio problema era il carattere, litigavo con i professori, tanto è vero che a lui dicevo tale padre tale figlia. Diceva sempre che l'educazione doveva essere al primo posto. Victoria Mihajlović racconta di aver apprezzato questa quarantena perché le ha permesso di rimanere in casa accanto al padre proprio nel momento in cui hanno ripreso a respirare. Lo scorso anno l'allenatore del Bologna è stato colpito dalla leucemia e ha dovuto subire molti trattamenti di radio e chemioterapia. Ha lottato come un guerriero per combattere la malattia e restare insieme alla famiglia. Ci stiamo godendo papà, questi mesi in cui siamo stati tutti chiusi in casa abbiamo passato due mesi interi insieme a lui. Per noi è stata una cosa nuova, lui per il suo lavoro stava sempre in giro. Io non sono mai stata una ragazza molto affettuosa. Quando capita una cosa del genere inizi a pensare che avresti potuto comportarti differentemente in tante situazioni e cerchi di recuperare. Ci siamo uniti tutti tantissimo. E ho capito mio papà. Quando mi sgridava, mi metteva in punizione. Quando abbiamo saputo della leucemia ero molto arrabbiata. Ha detto ancora la figlia di Siniša, continuavo a chiedermi perché una cosa del genere era capitata a noi. Quello è stato un momento difficile. Adesso che sono finiti i cicli sicuramente è un periodo che fa un po' meno paura. Anche se è una cosa lunga. Tu devi imparare a conviverci con questo peso dentro.